Siamo collegati, allora passiamo subito alla nostra sigla. Ed eccoci qua. Buonasera cari amici di Farsi Parola e buonasera al nostro graditissimo ospite, amico, amico ormai da tempo, da sempre vorrei dire, Nico Veladiano. Come stai, Nico? Bene, bene, mi fa piacere ritornare con voi e dopo qualche settimana di pausa, è anche giusto che ci sia sempre qualche interruzione, poi altrimenti diventiamo anche noiosi a esserci sempre. E mi fa piacere davvero, davvero incontrarvi e ringrazio soprattutto te, Edda, che offri queste occasioni per parlare di argomenti interessanti, per avere anche uno scambio di idee con chi ci segue. È davvero, davvero, dico col cuore, un piacere. Lo so, tu sei veramente. Quanti anni sono che ci conosciamo? Una È trentina. meglio che lasciamo perdere questi dati. Lasciamo stare, diciamo, dicevamo proprio poco fa che è bello avere anche degli appassionati di queste materie e noi pensate che avremo anche l'onore di averlo proprio in associazione a Padova il prossimo sabato perché la nostra associazione qui va avanti molto, molto bene, ecco, e quindi siamo felici di avere degli ospiti di spessore, chissà quante domande vorranno farti, caro amico, poi ti conoscono, insomma. Se riesco a rispondere, ben volentieri. Ci mancherebbe. Questa sera hai un titolo d'impatto, come tutte le volte non prepariamo mai niente, ma io mi appello alla tua preparazione perché io sono un ignorante, per cui devo solo farti delle domande qualora ci sia qualcuno che ne vuole sapere di più o qualcosa del genere. Ecco qua, guarda, arriva subito la nostra amica Angela e poi abbiamo un'amica che questa proprio è appassionata ecco qua, benissimo. Sì. Un attimo che c'è un amico che si chiama Gerardo. Ecco, collegati e ci sei già. Mandami un link sulla pagina dei commenti così ti vediamo subito. Ecco, benissimo. Ecco, vediamo allora, abbiamo Angela, abbiamo Anna Carli, abbiamo Tina Carrapa, Linda Lilli, ecco questa. Appunto, buonasera a tutti. Ciao Nico, sempre un piacere immenso sentirti, sei la persona che ascolto con più interesse, che parla del Cerchio Firenze Troppo 70. onore, grazie, non vedo il nome, ma ringrazio. È Linda Lilli. Eh sì, perché se non si registrano Sì, come. entrano come visitatori. Ecco, e poi c'è la nostra amica Lidia, che tu avrai visto anche a Cattolica, che anche lei ti saluta, Caterina, ma tanti sono tutti. Buonasera e grazie a tutti. Quindi ansiosi di sapere, un attimo che collego il cellulare anche per vedere un po' di commenti che non si vedono qui, sempre il discorso della diretta. Io spero, c'è una persona qui che ha chiesto poco fa di iscriversi, è iscritta e vediamo che cosa dice. Un attimo. Ecco qua, ci
ci sono già 19 commenti, per cui non resta altro che Cominciare. guardare. No, mi spiace perché c'è questa persona che si è iscritta adesso, ma dovrebbe non scrivere in Messenger, perché mi sta scrivendo in Messenger, Ah sì, capito? quindi non riesci ad agganciarlo alla Sì, pagina. no, ma è già iscritto, il fatto è che l'ho iscritto io, per cui doveva esserci, non riesco a capire perché non si iscriva. Un In attimo, quei casi portate lì pazienza. conviene uscire e rientrare nella pagina. Ah, No, no, ma non sono io, è lui. è lui, lui. È lui, è lui, è lui. Ecco, No, ma lui dicevo gli conviene se non è dentro. no, io l'ho anche scritto. Io l'ho iscritto. Come promesso ieri sera, Nico in videoconferenza. Ecco qua. Questo chi è? Questo sarà Fabrizio. Fabrizio, che No, penso io, meraviglia è che è deduco. Fabrizio. Visto che ha scritto in milanese. Sì, e beh, anche lui è amico ormai proprio fedele. Vediamo se mi compaiono i commenti, che così dopo siamo a posto. Benissimo. Vedo domani su YouTube, sono in servizio ai fornelli. Ah, va bene, d'accordo. Questo amico che ti ho detto, Ah, Gerardo, sì. domani su YouTube. Chi dice che ora si mangia? È Che ora servizio ai fornelli. appunto, no, ma continua anche a scrivermi da quest'altra parte, non lo so. Come promesso ieri sera, Nico, ecco in milanese. Vedo domani i fornelli. Buonasera, bentrovati. No, 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 questa persona continua a scrivermi su Messenger. Come facciamo? Perché mi scrive su Messenger? Non riesco a capire. Eventualmente guarderà domani su YouTube, dai. Sì, io domani lo trasmetto, ma siccome sei iscritto, poverino, è qui, è quello che Sì, mi dispiace, dispiace. insomma. Allora, comunque ci siamo. C'è anche il nostro amico Claudio Pisani che c'era la volta scorsa. Vediamo se mi riesce di. Sì, è Fabrizio Bianucci. No, volevo guardare perché non riesco a capire. Comunque, allora, siccome siete già una quarantina, io di più, l'avete superata, allora io non posso più. Tasca bionda su. Chi è Tasca bionda su? È sempre lui. Tasca banda su. E sarà No, Fabrizio. voleva dire tacabanda, forse. Ah, ho capito. Buonasera a tutti. Edissime amico e Nicolissimo, è sempre lui, guarda. Aspetta, vediamo se dice Tacabanda. Come promesso, chi è che dice Tacabanda? C'è uno che ha scritto tascabanda, ma sarà tacabanda che vuol dire tacabanda su. Cominciate, è un invito a cominciare. Ah, vuol dire così. Penso, traduco. Allora, Saverio che mi dice di dire all'amico, vieni su È YouTube. così esatto, Niente. tacabanda, l'ha messo in dialetto. Sì, avevo interpretato giusto. Avete interpretato giusto. Benissimo. Allora, non perdiamo tempo. Speriamo che questo amico. Eccolo qua, Ze esatto. Tacabanda. E io penso, avevo capito Fabrizio bionda. che scrive Guarda, tacabanda. che protagonista, eh? Ci stiamo divertendo stasera, eh. Dunque, io volevo vedere un attimo solo che cos'è che continua a scrivermi questa persona. Mi dispiace per lui. Collegati e ci sei già. Gliel'ho detto, mandami un link. Sì, Nico, salve, forse è lui. Vediamo, perché ho anche piacere che le persone nuove abbiano. No, no, non lo vedo proprio. Non c'è. Leggo tutti i nomi, ma la persona non c'è. No. Senti, siete una quarantina, non posso farvi aspettare. Allora, caro Nico, mettiamo sempre in premessa, come anch'io quando mi trovo da sola o
quando ci sono degli argomenti un po' delicati, di evitare quelle che alle volte possono capitare. Io dicevo, non mi era mai successo, ma invece sai che ora smetto di fare il giullare di corte. Fabrizio. Allora, ascoltami, Nico, mi hai invitato proprio sotto Pasqua, sia perché ho presentato uno studioso della sindone, sia con un'altra cosa che riguardava, non mi ricordo che cosa, comunque sono argomenti che, sui quali tu puoi essere preparata finché vuoi, ma quando vai davanti al mistero non si può mai presentarsi con la ricetta bella che è pronta. Io stessa, quando mi presento dicendo quello che posso sapere, senza voler imporre, no? Allora, quando ho messo questa locandina, che faccio le locandine, immediatamente mi si dice, ma io non credo a queste cose. Io rispondo, ma chi ti ha detto di crederci? Io, è una cosa che presento perché in questa pagina ci sono, da Padre Maggi che è un teologo, a te che sei del Cerchio Firenze, a quello che fa l'astrologo, a quella che legge le fate, le cose delle fate, cioè c'è un'angelologa, ci sono un po' tutti, diciamo. Allora andiamo avanti con questa realtà e cerchiamo in qualche maniera di dover capire, insomma, come ci troviamo, senza voler imporre nulla. Questa sera, a maggior ragione, mi ha dato questo titolo: Resurrezione e ritorno del Cristo, fra fantasia e realtà. Noi non stiamo giocando, facciamo le persone serie. Indubbiamente, dal momento che mi hai dato due libri così importanti, io ti prego di fare in modo di spiegarli come è il tuo solito, pacatamente, nel rispetto di tutti. Però indubbiamente il pensiero dei maestri è il pensiero dei maestri, e lo ascoltiamo con molto interesse. Allora, tacca banda. Grazie, intanto veramente un grazie per le precisazioni che hai fatto. Dai, ma lo sai, chi ci ascolta lo sa benissimo che tutto quello che proponiamo sono ipotesi di lavoro, chiamiamole così, no, in termine tecnico. Non proponiamo mai delle verità, perché secondo me chi propone delle verità dubito che sia in buona fede, perché noi ormai lo sappiamo, credo, che verità è quella che ciascuno di noi crede tale. La cosa importante è agire coerentemente con quello in cui si crede. Lo diceva già Krishnamurti che la verità può essere paragonata, cito a memoria, ma penso di non sbagliare, può essere paragonata la verità a una terra senza sentieri, nel senso che ciascuno ha la sua verità ed è la verità che gli è più consona in quel determinato momento della sua vita, del suo processo evolutivo. Quindi massimo rispetto per quello che pensano gli altri. Questa sera sì, parleremo di un qualche cosa che è estremamente opinabile, dove secondo me è prevalente l'opinione personale. È giusto che uno creda quello che, di cui si è convinto ascoltando varie voci. Se uno si ritiene in perfetta sintonia con quello che la sua filosofia, la sua religione gli ha proposto fino ad ora e si trova a suo agio lì, perché cambiare? L'importante è ascoltare anche altre voci. Il processo che si deve fare è quello di raffrontare il nuovo con il vecchio. Se il nuovo si ritiene meriti di essere approfondito, allora si approfondisce. Se si ritiene che il nuovo crei solo problemi, disagio e inquietudine, si rimane nel vecchio. Questo è quello che dicono anche i maestri. Nessuno mai è obbligato ad abbracciare forzatamente qualche cosa. No, deve essere un processo graduale, altrimenti si rimane dove ci si trova maggiormente a proprio agio. Questa è la premessa. Voi avete visto che questa sera, voi siete abituati a sentirmi parlare del Cerchio Firenze 77, invece questa sera la parte preponderante del mio
diciamo dire, del mio ragionamento, fa un riferimento a un altro grande fenomeno medianico di cui voi avete già sentito parlare attraverso, anche qua su questa pagina, su questa diretta, su queste dirette attraverso la Giovetti, mi riferisco alle comunicazioni dell'entità. Ah, e mi sembra di ricordare, dimmi tu Edda, ricordo giusto che che Paola Giovetti ha fatto una serata dedicata all'entità. Diverse serate. Ecco, sì, difatti non è una mia fantasia. Ecco. Sì, quindi vedete, non è che anch'io sono monotematico, mi guardo intorno, ci sono delle cose interessanti non solo all'interno dell'insegnamento del Cerchio Firenze 77, ma ci sono anche altre cose che meritano, altri filoni che meritano di essere approfonditi, quindi ecco, io sono aperto ad altre cose, no? Ma andiamo al tema di questa serata, che è un tema molto particolare, quindi se volete prendetelo anche come una favoletta, insomma, ecco, qualcosa di così, di curioso, perché appunto non ho nessuna verità da proporvi, no? Adesso, come diceva Ed, è appena trascorsa la Pasqua e quindi si è molto parlato, come ogni anno, come sempre, come da millenni, da secoli e millenni, di resurrezione. E si è parlato e si parla in queste occasioni anche della sindone specie qui da noi in Italia, visto che abbiamo il privilegio e la fortuna di averla a Torino. Ho visto anche che Edda aveva informato della serata che si è tenuta su Focus. Sì, perché è proprio lì stato il problema. In Nico, cui si è parlato della sindone. Perché io conosco questo, il professor Fanti, perché è venuto anche a Cattolica ed è un fisico e con tutta la sua equip fa degli studi approfonditi in merito. Poi li puoi condividere o no? Ma non per questo dici io non ascolto perché non ci credo. Cioè non è il modo di parlare questo, di un argomento così, che anche nella resurrezione ancora si parla di corpo mistico di Cristo, si parla in tanti modi, insomma. Certo, non certo, non certo, si certo. Può dire così. Ecco lì, come dicevi, a parlare in quella trasmissione è stato il professor Giulio Fanti dell'Università di Padova, che da tantissimi anni sta studiando assieme alla sua equipe tutti i vari aspetti della sindone e quello che dallo studio di questo lenzuolo funerario si può, diciamo, si può dedurre sia sull'aspetto fisico di Gesù, tant'è che hanno fatto anche, non so se l'ha presentato durante la trasmissione, perché ne ho visto un'ora, poco più, dopo avevo altre cose. Comunque lo studio riguarda sia l'aspetto fisico di Gesù e anche ha ricavato molti dati sulle torture a cui purtroppo è stato sottoposto. È una cosa curiosa, se guardate la mia immagine che c'è su quella dove ci sono io, sulla mia pagina di Facebook, vedete che sullo sfondo c'è proprio la sindone. Ed è una foto che mi è stata fatta circa 20 anni fa, quando per questioni di lavoro, nelle mie attività culturali, ho inserito in un programma culturale proprio il professor Giulio Fanti, che proprio... Ah, quindi tu lo conosci già? È da 20, da oltre 20 anni. Ti dico, quella foto che tu vedi nello sfondo della mia immagine è un telo che ha portato lui, che riproduce in dimensioni reali proprio la sindone di Torino. Ecco, cosa curiosa, ecco, io sono molto affezionato a questo argomento, per questo mi ha fatto molto piacere quando mi hai chiesto di proporlo. Ecco, dicevo, adesso mi sono allacciato a quello che sta facendo da più di 20 anni fa. Sì, ma è alla cattedra di fisica, ma non è mica da solo. No, una bella equipe adesso ha collegamenti internazionali. Inizialmente, quando io l'ho conosciuto, aveva l'equipe dei suoi studenti, di persone che siamo ancora. Io parlo di più di 20 anni fa, quindi pensati di quanto tempo è trascorso, no? Poi ci siamo anche scritti, vabbè, ecco. Quello che gli studiosi vorrebbero accertare in modo, diciamo, incontrovertibile,
è l'autenticità della sindone e vorrebbero anche comprendere come l'immagine si sia formata sul lenzuolo, conservandosi, pensate, conservandosi da due millenni. Due millenni sono tantissimi, pensate al decadimento che hanno tutti i materiali. Ecco, questo ovviamente, e qua mi riallaccio al tuo discorso, nell'ipotesi che uno la pensi autentica. Se uno non la pensa autentica, vabbè, non ci sono problemi, insomma, si tiene le sue convinzioni, altri si tengono le loro. Non credo che ci sia la necessità di fare guerre su queste cose, no? Ma non è un dogma, non è una cosa della Chiesa, niente. Ma comunque è da non vale mai la pena di scontri su questi argomenti che sono estremamente... Assolutamente, ma è quello che dicevo, ascolta la diretta, ti fai una cultura... Appendi lo prendi come un fatto, ecco, lo prendi come un fatto culturale, aggiungi qualcosa a quello che già conosci, puoi dire ma quante sciocchezze ha detto quella persona e archivi lì, chiudi, punto e basta, insomma. Esatto. Ecco, ovviamente voi sapete tutto, se avete ascoltato, l'ha fatto benissimo nella prima parte Fanti, ha ricostruito la storia conosciuta dei viaggi che ha fatto questo lenzuolo prima che approdasse definitivamente a Torino, no? Ecco, questa sera quindi andiamo un po' a ruota libera parlando soprattutto, poi arriveremo comunque anche a questo discorso in conclusione, parlando soprattutto della figura dell'uomo Gesù e dell'immensità dell'entità Cristo. Qua il punto di vista, come avete il mio punto di vista, come avete già intuito, non è quello, probabilmente non è quello dell'ortodossia ufficiale della Chiesa Cattolica, ma proporrò delle considerazioni che poi lascerò a voi valutare e vedere se sono frutto interamente di fantasia oppure magari un fondo di credibilità possono anche averlo. A voi non tanto il giudizio, perché diciamo sempre, qua mi riferisco al Cerchio Firenze, è meglio non giudicare, ma lo diceva già il Maestro Cristo, che è meglio non giudicare, però è lecito e doveroso farsi un'opinione, è diverso. Giudicare una cosa, farsi un'opinione è un'altra. Una è da evitare, l'altra è veramente da prendere in considerazione. Potete allora, no, in questa logica, considerare quello che andrò a dirvi come una bella favoletta, di quelle favolette che scorrendo sul web si incontrano e a volte fanno sorridere e altre volte invece fanno meditare. Ecco, come ben sapete, come è stato precisato prima, è proprio scorretto, quindi lo ripeto, lo ribadisco, proporre delle verità. Quindi quello che vi propongo è assolutamente lontano la mia volontà non è quella di proporvi una verità, ecco, quindi dicevo, prendetelo come volete, anche come una favoletta, io non mi offendo, no? Certamente proporrò anche un'ipotesi sulla sindone e sulla resurrezione, visto che il tema è questo, ma per arrivarci partiamo da alcune considerazioni sulla figura dell'uomo Gesù, state attenti che sto distinguendo le cose, dell'uomo Gesù e sull'entità Cristo, no? È chiaro che non ci sono testimonianze incontrovertibili su quei tempi, su quello che è accaduto 2000 anni fa in Palestina, no? Certamente abbiamo qualche testimonianza storica, abbiamo anche i Vangeli canonici e anche i Vangeli apocrifi. Ma come ben possiamo intuire, visto la distanza temporale, l'attendibilità è quella che è, nel senso che quello che ci hanno tramandato gli storici è spesso contraddittorio. E poi sapete, gli storici allora, come adesso, sono sempre abbastanza parziali, non sono sempre obiettivi, no? E spesso è anche contraddittorio quello che ci hanno tramandato, quello che ci dicono i Vangeli, cioè i Vangeli che
diciamo, li accettiamo più come un atto di fede che come qualche cosa di veramente autentico, preso in toto questo. I Vangeli sono frutto di una scelta anche politica fatta dai padri della Chiesa, questo l'avete già sentito dire, in quello che è stato il primo concilio della cristianità, cioè quello di Nicea nel 325 d.C. No? Ma soprattutto dobbiamo pensare, se mi permette ogni tanto mi intrometto. Allora, soprattutto dobbiamo pensare, cosa che non è la prima volta che dico, e che lo diciamo, lo sappiamo tutti, che il cristianesimo è nato per opera di San Paolo, perché è stato Paolo di Tarso, che era un soldato romano, quindi tutto il cristianesimo è impostato su quella direttiva. Ecco perché anche il cristiano è sempre stato duro all'interno della Chiesa come modalità, comandamenti, peccato e cose di questo genere. Però non dimentichiamo che anche nella lettura del Vangelo, che si pensa che siano i libri di teologia, abbiamo dei moderni teologi come Vito Mancuso, come Paolo Squizzato e come tanti altri, anche americani, che sono andati oltre le righe e che quindi fanno delle ipotesi, noi sappiamo, no, che nel 325 i padri della Chiesa si sono trovati di fronte a una marea di Vangeli, chiamiamoli Vangeli, di testimonianze, sì, scritte. Esatto. A un certo punto sono anche stati costretti, se vogliamo, a cercare di separare il grano dalla pula, nel senso che c'era di tutto, dalle favolette, e hanno cercato di tenere la parte migliore, no? Però oltre a questo potrebbero avere, con questa operazione potrebbero avere anche, diciamo, inserito cose che non dovevano essere inserite e tralasciato altre che invece magari potevano avere un fondamento di verità più di altre che sono state accettate. Una cosa che è anche comprensibile, no? Poi pensate... Allora, Nico, un attimo. Nunzio Vobis Gaudium Magnum, il signor Gerardo Brugnone è riuscito ad entrare. Però io vorrei che scrivesse i suoi commenti nei commenti qui della pagina. Da una parte lei trova anche la possibilità di mettere i commenti, perché lui me li scrive sempre su Messenger. E tu non riesci a passarli. Allora, ascolti un attimo. Prima di tutto piacere che sia entrato, mi dice interessante, sono un cristiano per coscienza, non per fede religiosa, lo capisco bene. Conosco il concilio di Nicea. Bene, allora scriva pure, che così può interagire e tutti quanti lo vedono. Dove gli altri scrivono buonasera, buongiorno, eccetera, lei tranquillamente può scrivere. Andiamo avanti allora. Stavamo dicendo Nicea, tutto questo grande marea di testimonianze, e i padri della Chiesa hanno cercato di fare il loro meglio per prendere il buono e riportarcelo, poi che è quello che adesso noi troviamo. Ma oltre a questo teniamo anche presente, no, per valutare, diciamo, in modo più obiettivo, come sicuramente hanno fatto degli studiosi, che ci sono state innumerevoli traduzioni da una lingua all'altra, e quindi in questo grande lavoro qualcosa si è perso, magari nel senso, anche travisato. No? Ecco, quindi diciamo i Vangeli, sì, non possiamo prenderli come diciamo un qualche cosa di perfetto al 100%, ecco, appunto per questo motivo, no? Allora, noi adesso, al di là di questo, cerchiamo di capire qualche cosa di questa emblematica, diciamo, figura del maestro, una figura fondamentale nella storia del mondo, soprattutto del mondo occidentale, almeno all'inizio, no? Ecco, una delle cose veramente curiosa, no, su cui non riflettiamo mai, è che Gesù, l'uomo Gesù, questo bando dell'uomo Gesù, era un medio orientale. È una cosa davvero singolare che un medio orientale sia divenuto il simbolo soprattutto della civiltà occidentale, la figura di riferimento
della civiltà occidentale. Adesso pensateci. Altra cosa su cui noi non riflettiamo, o non riflettiamo, cioè perlomeno insomma io per molto tempo non ci ho riflettuto, è l'età. A 33 anni aveva già completato la sua predicazione ed era già stato ucciso. Ecco, con i criteri di valutazione attuale potremmo dire che era poco più di un ragazzo, anche se leggiamo anche le cronache, un ragazzo di 35 anni, cioè a quell'età lì adesso sono ancora considerati ragazzi. Invece noi, ecco, pensate la potenza del nostro immaginario, lo pensiamo come una figura senza tempo, una figura di immensa saggezza, quella saggezza che normalmente noi attribuiamo a chi ha fatto un percorso di vita molto lungo, lo attribuiamo a una persona anziana. Ecco, di questa persona, dell'uomo Gesù e dell'entità Cristo, sappiamo da un lato tanto e da un altro lato quasi nulla. Quel tanto, ovviamente, avete intuito, è riferito ai 3 anni della sua vita, a quelli della predicazione, no? Un arco di tempo molto breve, brevissimo, se vogliamo, ma sufficiente per sconvolgere dalle fondamenta l'umanità di quel tempo. È riferita ovviamente al contesto geografico, geopolitico, in cui la vicenda di questo grande maestro si è svolta, no? Per gran parte della sua vita, quindi della sua breve vita, anche se vogliamo, un buio quasi totale. Ma allora come facciamo per cercare di sapere qualche cosa di più della vita di questo essere che è tuttora fondamentale nella storia dell'umanità? Se la storia è avara di informazioni su questo ragazzo prodigio, chiamiamolo così, allora non ci resta che fare ricorso a cosa? Alla fantasia. Quella non ci manca di sicuro, ma anche adesso qua ovviamente lascio a voi farvi un'opinione, ad alcune comunicazioni medianiche che di questa figura qualche notizia ce l'hanno data e qualche valutazione l'hanno anche fatta. Questo mi interessa molto. Ecco. Perché io vado sempre con la moderna teologia, cioè vado sempre, c'è sempre di più e sempre di meglio da scoprire. Ma indubbiamente se ci ma viene... Ma non degli anni sconosciuti del Cristo. Esatto, adesso... non abbia niente degli anni, esatto. Esatto. Nico, guarda, pendo dalle tue labbra. Sentiamo. Non aspettarti troppo. No, c'è la nostra Rosa che dice anche stasera sto imparando. Sì. E infatti. Ci sono stati, scusate, intanto un abbassamento, scusate. Bevi ogni tanto? Sì, sì. Ci sono stati anche, tu lo saprai benissimo, anche dei cosiddetti santi e sante che hanno raccontato delle visioni relative soprattutto alla passione. Ci sono anche dei libri che... Ma di queste io non ne parlerò, perché insomma, se volete, ci sono vari libri, andati a leggerli. Ecco, poi su internet, altro, diciamo ormai è la Bibbia e internet, si trova di tutto... anche di molto, diciamo, simpaticamente fantasioso. Per non parlare poi di libri che riportano informazioni che sostengono, gli autori sostengono, attinte da viaggi astrali, contatti con entità elevate, accesso ai registri akasici, insomma, ecco, chi più ne ha, più ne metta, la fantasia non manca di certo in questo campo, e anche i libri. Ecco, quelle informazioni di cui questa sera vi accenno prendono spunto da comunicazioni
medianiche, già che siete qua, voi avete dimestichezza con questo tema, no? Che se no non sareste qua su questa pagina. Su e questa tu non mag... saresti qui con noi perché non sareste su questa diretta, ecco. E diciamo, ecco, queste informazioni prendono spunto da queste comunicazioni medianiche alle quali io penso si possa prestare, sia pur con la dovuta cautela, si possa prestare attenzione, no? Dico prestare attenzione, non credere, attenzione, sto pesando le parole appunto per evitare che... Poi su quanto siano attendibili, beh, questo aspetta a ciascuno di noi valutare. Farle proprio o meno. Non giudicare, valutare e farsi bravo. Un'idea, farsi un'opinione. Ecco, qualche anno fa, anzi molti anni fa, ho incontrato un libro che mi ha molto colpito, intitolato Il Cristo Vero, la cui pubblicazione, è un libro delle Mediterranee, è stata pubblicata dalle Mediterranee, è stata curata da Giorgio Di Simone, che penso molti di voi conoscano e molti di voi avranno letto molti libri. Il libro è, ve lo faccio vedere, non so se si inquadra, questo, si riesce a vederlo, sì. L'ho anche messo nella copertina, esatto. Anche messo realtà del Cristo... Oltre il mito dei Vangeli. Dei Vangeli, sì. Posso dire qualcosa anch'io? Oh, altro che, ci questo. Mancherebbe. No, ma anzi, lo sai perché? Lo sai perché? Perché Giorgio De Simone, che praticamente ha scritto tutti i libri dell'entità, prima sì. Che Corrado Piancastelli si dicesse che era lui il medium ricevente, e Giorgio De Simone di Napoli, io l'ho conosciuto con mio marito personalmente ad Arezzo. Dirò di più, che Giorgio De Simone aveva una caratteristica, era il sosia di mio marito, per cui fermavano mio marito credendo che fosse lui. Bella questa. È così. Comunque una persona affascinante, oltre l'aspetto fisico, per l'eloquenza, la capacità discorsiva che aveva, che è proprio indubbiamente di Napoli e dei napoletani, che aveva anche Piancastelli, perché poi abbiamo conosciuto anche lui, ma soprattutto ha avuto la cura di tenere in piedi questa associazione che adesso si è distrutta, perché De Simone è morto l'altro anno, non l'anno scorso. È morto nel 2018, a fine 2018. Ti dico anche la data, il 7 dicembre del 18. Allora, tu sappi che in settembre noi da Cattolica facemmo il collegamento in diretta con lui, quell'anno che poi lui è morto. Ah. Ed era ancora lucidissimo. Quindi tre mesi prima del suo trapasso? Proprio. Esatto, era in sedia a rotelle, era con, mi pare ci fosse una sorella, con lui qualcuno. Ma sai quanti anni aveva? Aveva 93 anni, sai? E beh, allora adesso si muore oltre i 100 anni. Comunque niente, volevo dire questo, che questa persona è stato veramente un uomo eccellente, e devo dire che io l'ho letto ancora appena mi successe la mia tragedia familiare con il libro di Dodecam, perché anche lui si dava un appellativo per non dire chi era, e si chiamava Dodecam e ha scritto L'indomani della morte, Giorgio De Simone. Scusami se ti ho interrotto. No, ma hai fatto bene, perché è un personaggio che merita veramente di essere ricordato. No? Ma voi sapete, no? Faccio una parentesi anch'io, e noi lo conosciamo come parapsicologo, come autore, ma lui era un grandissimo architetto. Guardate che ha progettato a Napoli, state a vedere su internet, cercatelo come, ma anche su Wikipedia penso lo trovate, e vedrete che proprio la sua attività, diciamo, principale era quella di architetto. Ha progettato più di 100 edifici, ma non casette, anche grattacieli, cose importantissime, ed era veramente un grande architetto, era anche un docente universitario. Esatto, sì. Quindi diciamo nemmeno che, si poneva col suo nome. Sì, era anche un parapsicologo, ma che ha scritto decine e decine di libri, insomma, sono, esatto. Cioè, il più famoso è della dimensione X, tutti ricordano quello, no? Ecco, quindi voglio dire, un personaggio, no? Insomma, uno di quelli che si trovano alla Sagra o in qualche altro posto, di uno spessore immenso, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista della parapsicologia, insomma.
Incredibile, diciamo. Ecco, A tutti gli effetti credibile. sì, secondo me, cioè, la sua credibilità è data dal fatto che era un uomo di scienza, era un uomo di insomma, uno che progetta grattacieli, uno che è docente universitario, diciamo, ha una credibilità. Non è quello che va a sagre e fiere con la tenda, insomma, certo. Tutt'altro. Quindi siamo su livelli. Ecco, lui ha scritto, non so quanti, ma penso almeno una ventina di libri su questo argomento. Ha scritto anche libri di architettura, comunque le due attività. Ecco, ha scritto anche questo libro che vi ho appena mostrato e che, diciamo, riporta tante cose che l'entità ha rivelato, ha comunicato sulla figura di Gesù e sull'entità Cristo, no? Attraverso la medianità, ovviamente, che tu l'hai citato, Corrado Piancastelli. Ecco, a quel tempo, una cosa curiosa, quando ho incontrato quel libro, avevo già scritto Il settimo sogno di Giovanni, che è un mio romanzo. È stato uno dei primi tuoi romanzi. Sì. Poi ho scritto solo saggi. Ecco, in questo romanzo, tra le varie cose, insomma, racconto una parte, romanzo è, sto parlando di romanzo, però poi non scambiamo le cose. Piancastelli, entità, cioè Piancastelli, scusate, di Simone, entità A, quindi diciamo un'attendibilità per chi crede nella medianità molto importante, io invece un romanzo, quindi tutt'altra cosa. E lì racconto gli anni sconosciuti di Gesù ragazzo. No? Pura fantasia, ovviamente una storia appartenente al romanzo, che però poi, quando ho letto quello di Simone, ho scoperto che era in sintonia, se non ovviamente con alla lettera del libro di suo, insomma, quantomeno con lo spirito di questa opera. Ma poi ne farò un accenno a questa fantasy. No? Ma torniamo a quello che è il tema della serata. No? Torniamo quindi a Gesù, a questo ragazzotto. Ma cosa dice? Cosa dice De Simone? Allora, dai. Ah no, diciamo, io ti invito, no, a far fare una serata alla Giovetti su questo libro, che lo merita. No, veramente. No, lascia stare la Giovetti. Adesso no, ma lei penso te la farebbe volentieri. Ho detto, tacca banda, no, dai, tacca banda tia adesso. Tacca banda tia. No, dai. Torniamo al tema della serata. Cosa dice allora? La domanda è questa, che avrà pur fatto qualcosa questo giovane Gesù negli anni che lo separano dalla sua fanciullezza a quelli dell'inizio della sua predicazione, no? Da quello che ha, diciamo, rilevato, e torno a citare Giulio Fanti, il professor Giulio Fanti, dallo studio di Lenzuolo, della Sindone, molto probabilmente, e questo lo deduciamo dai suoi studi, da quelli di Fanti, molto probabilmente ha lavorato per alcuni anni nella bottega di falegname di suo padre Giuseppe. Suo papà, certo. Dove forse lavoravano anche alcuni suoi fratelli, questo non si sa. È presumibile che ciò sia accaduto quando Gesù era ancora proprio, se non bambino, era insomma lì a cavallo con tra essere bambino e adolescente. No? Si sa che i ragazzi nei secoli scorsi, ma anche fino a non tanti decenni fa, iniziavano a lavorare fin da piccoli. No? Quindi ovviamente è nella logica delle cose che anche lui abbia aiutato in bottega suo padre. No? Ma poi, seguendo un ragionamento logico, dovrà pur esserci, e qua arrivo al libro di Simone, all'entità, esserci stato un modo per preparare questo ragazzo alla missione che lo attendeva. Beh, intanto lui è scappato via dai genitori quando si è fatto ritrovare nel tempio e loro disperati. Ma lui era un bambino. No, ma voglio dire che ha cominciato presto. Ha detto: non lo sapete che io devo occuparmi delle cose del padre mio? E sti due poveretti che l'avevano perso, immaginati un po'.
Poi come cresce allora? Come cresce? Mi divento un po' Allora, legnato. inizialmente va a, si presume che vada a bottega Alla da bottega. Cambria, no? Ecco, però poi rimangono sempre questi anni sconosciuti, molti anni, sono molti anni rispetto alla sua vita breve. Tre ne conosciamo, tutto il resto, leviamo pure quelli in cui era proprio bambino, ma insomma rimane sempre un arco di tempo molto, molto lungo, no? Ecco, ci vengono in soccorso, come dicevo, le comunicazioni medianiche per far luce o presumere di far luce, presumere, sottolineo, di far luce su questo periodo di cui nulla di ufficiale, a parte quello che ha citato Edda, che l'hanno rintracciato nel tempo nel tempio che interrogava le scienze di allora, i teologi di allora, ecco. Sappiamo, cioè, nulla ci è stato di ufficiale, ci è stato tramandato su questi, infatti vengono definiti gli anni sconosciuti del Cristo, no? E qui dobbiamo fare un punto fondamentale della situazione che ci servirà poi anche per fare un collegamento con quello che è avvenuto dopo la crocifissione, no? Fondamentale a questo punto allora diviene il libro di Simone. O meglio, di quelle parti, di quella parte, diciamo, delle comunicazioni medianiche dell'entità A che riguardano il Cristo e che ci sono giunte, come si diceva prima, tramite la medianità di Piancastelli, no? Sempre che ovviamente si voglia prestare attenzione e prendere in considerazione il racconto che ci è stato fatto. Se a uno non interessa, vabbè. Basta, si stacca dalla trasmissione, diciamo, ho sentito abbastanza e non mi interessa. Ecco. E No, qua, no. no, dico, ognuno è libero. E qua entra in ballo la dualità Gesù e Cristo. Gesù, l'uomo, con un sentire, come lo chiamiamo noi, oppure un'anima, se la preferiamo dare questa definizione alla nostra vera essenza. Un Gesù, diciamo, con un'anima molto evoluta quanto vogliamo, o meglio, quanto necessario per accogliere a tempo debito l'immensità del Cristo, e il Cristo, entità di un'evoluzione che supera ogni nostra immaginazione, tant'è che nel linguaggio ecclesiale viene collocato simbolicamente alla destra del Padre. È un modo per dire che siamo a livelli inimmaginabili e irraggiungibili per noi, no? Io posso dirti che la moderna teologia che io seguo, con molta convinzione, parla chiaramente della dualità. Cioè, se noi prendiamo Vito Mancuso, se noi prendiamo Paolo Squizzato, soprattutto Paolo Gamberini, che è un gesuita che insegna all'Università New York e parla proprio della dualità, perché noi abbiamo il Gesù, che è l'uomo, quindi l'umanizzazione di Dio. Dio manda questo suo figlio, quindi si incarna e abbiamo questa figura praticamente, che è quella, sto dicendo, parlo teologicamente, non sono io che parlo. E poi abbiamo Cristo, che è il Messia, il mandato da Dio e che la cultura dell'epoca mette alla destra del Padre, Sì, ma quasi che fosse simbolicamente. separato. Che invece non è separato, cioè il Cristo, il Messia, quindi Gesù è l'uomo con la psiche, Perfetto, è perfetto. più tutto. Il Cristo invece, che è a parte, la Chiesa l'ha talmente idealizzato al punto, come dici tu, di metterlo alla destra del Padre. No, è tutt'uno con il Sì, ma Padre. io lo voglio intendere come, diciamo, un modo per definire l'immensità Certo, ma tu Sì, dici benissimo. sono simboli, non possiamo prendere alla lettera quello che viene detto. Io lo voglio interpretare come un simbolo, come un modo per, Certo, ecco tu così, sono. insomma, perché sennò veramente. Voglio dire una cosa, prima di tutto salutiamo che c'è la dottoressa Mena Romeo che ci sta guardando, anche se è in servizio a Torre Annunziata. Poi abbiamo Luca Garbin, che è il nostro amico che tu hai conosciuto Cattolica. a Cattolica. E poi è entrato il nostro signor Gerardo,
che dice, no, non è questo lui, aspetta che è qua, deve essere questo, piacere Perché di io essere in ci questa vedo anche non armoniosa, tanto. ecco, di essere in questa armoniosa famiglia per conoscere sempre più Gesù Cristo, il maestro dei maestri, una delle più elevate intelligenze incarnatasi. Ha ragione di chiamarla intelligenza incarnata, libero arbitrio. Fa parte di un insieme enorme di spiriti denominati un gran Dio. Vabbè, sì, dopo i termini, sai, cambiano i Sì, termini, ho ma capito, però per dirti la che la sostanza è gente ha quella. Sì. piacere di sapere, ecco. Allora, se Allora. stavamo di... una cosa che mi è fatto venire in mente, hai citato il gesuita, no? Ecco, la prefazione del mio libro l'ha fatta un gesuita, il mio amico padre Paolo Dall'Oglio, che gli Allora, piacevano molto, dall'olio, mamma mia. i miei libri. Purtroppo sapete che è stato assassinato Non 10 anni fa. sappiamo più niente, non No, sappiamo più è niente. stato assassinato 10 anni fa da qualche Ma si è personaggio saputo, si sono dell'ESIS. trovati i resti. Non si sono trovati, però ormai insomma, c'è la certezza che è stato assassinato proprio immediatamente o nei giorni successivi al suo rapimento a Raqqa, in Siria. Beh, torniamo all'argomento di questa sera, se no vi faccio perdere tempo, dai. No. Dicevo, no, questa dualità, Gesù l'uomo, è voluto finché vogliamo, ma il Cristo è un'entità Il di Messia. sì. Ecco, allora torniamo a questo ragazzetto, a questo giovane Gesù, che ovviamente per poter accogliere questa immensità ha dovuto fare un percorso formativo per affinare le sue già elevate doti di partenza. Non poteva che essere così, perché insomma ci voleva un essere speciale per accogliere il Cristo, e quindi era già avvantaggiato in partenza, diciamo. Ecco, però doveva fare anche lui un percorso formativo per renderlo adatto ad accogliere al momento giusto il Cristo, no? Ecco quindi che questo giovane uomo, supportato fin dall'inizio della sua vita, della sua comparsa sulla terra, è stato sempre supportato dalla comunità essena di cui la sua famiglia faceva parte. Sono stati proprio questi, questa, e questo qua, da quello che sto dicendo, è una libera interpretazione, no, prendo spunto appunto da quello che ha scritto di Simone. Diciamo che sono stati proprio i leader, chiamiamoli così, i maestri della comunità essena, a convincere, insomma, ad assistere la famiglia di Gesù e convincerlo a sto ragazzetto a lasciare, cioè a convincere prima i genitori e poi anche lui, che lui ha accettato, dicono queste comunicazioni molto volentieri, di lasciare a un certo punto madre e famiglia, insomma, e iniziare un viaggio formativo che l'avrebbe portato a sviluppare queste doti e renderlo proprio idoneo a un certo punto ad accogliere l'entità Cristo, no? Inizialmente sono stati questi maestri esseni a curare la sua educazione, sembra per quello che dice l'entità, per circa 5 anni, dopodiché questi maestri l'hanno accompagnato in un viaggio dove ha toccato vari monasteri situati in India e poi anche oltre negli altipiani himalayani. Ecco, questo viaggio viene raccontato, viene citato in parte nel libro Il Cristo vero di Simone, no? E l'ho raccontato, come dicevo prima, anch'io in questo mio romanzo. Differenza fondamentale è che una è una comunicazione medianica e l'altra è fantasia mia. Nell'interpretazione dello scrittore. Sì, quindi insomma, sono due cose diverse con peso molto diverso. Ecco. Ma diciamo, come dicevo prima, i due racconti sostanzialmente si avvicinano, anche se il mio è molto più ampio, essendomi affidato alla fantasia, mentre qua è una trascrizione di comunicazioni. Ecco. Perché a questo punto questo viaggio lo potremmo definire di formazione, no?
Ecco che ritorna il discorso sulla dualità dell'uomo Gesù, essere voluto, ma sempre uomo, che come tutti compie un percorso evolutivo sulla Terra, e Cristo, entità che questo percorso non deve farlo, e oltre che per missione interviene per dare un aiuto all'umanità. Un aiuto alla piccola umanità, ovviamente, nel cui ambito ha agito l'uomo Gesù. Base di partenza, però, questa piccola comunità, per un coinvolgimento nel corso dei secoli e ora anche dei millenni, perché siamo 2000 anni dopo, coinvolgimento di una umanità molto più ampia, globale. Adesso non so i numeri, ma penso i cattolici, i cristiani, perché dopo il cristianesimo si è suddiviso in infinità di rivoli e di sette, saranno, non so, 1 miliardo. Adesso non so, io non ho i dati, azzardo Sì, una ma cifra. quello che conta è la testimonianza, il Sì, ma dico, messaggio. siamo partiti da una piccola comunità e siamo I arrivati. pescatori, gli Sì, apostoli sì. pescatori, Sì, proprio i più ecco. miserabili, più miseri che ci potessero essere, li ha presi e li ha portati con sé. Qua invece non è molto d'accordo Andiamo. di Simone, ma su questo poi ne parleremo magari dopo. Allora no, facciamo il percorso, poi arriviamo lì. No. Per poter permettere a questa entità Cristo di avvalersi dell'uomo Gesù, questo uomo, questo giovane, deve pure in qualche modo appunto essersi preparato. Quindi inizialmente lo fanno gli Esseni e poi lo affidano, lo portano in altri luoghi, lo affidano a persone in grado di affinare alcuni aspetti delle sue capacità che poi gli serviranno anche, saranno utilizzate per quelli che noi conosciamo come i miracoli, no? Ecco che il giovane Gesù sta lontano dalla Palestina parecchi anni, apprende quello che c'è da apprendere, ritorna e inizia la sua attività pubblica, di cui invece conosciamo molto, e finisce come deve finire, come era purtroppo, cioè purtroppo, no, non dico neanche purtroppo perché è un termine errato, finisce Evidentemente era tutto previsto. come era previsto, come doveva finire. Ecco, visto che io quando parlo mi riferisco quasi sempre all'insegnamento etico, filosofico, spirituale del Cerchio Firenze 77, giustamente credo sarete curiosi di sapere se anche le guide spirituali del Cerchio Firenze 77 hanno parlato di questi aspetti, diciamo. L'entità ne ha parlato molto. Certamente che le guide spirituali del Cerchio Firenze 77 hanno parlato della figura di Gesù in eta Cristo, confermando questa dualità di cui stiamo accennando. Hanno anche accennato del viaggio d'Oriente, ma senza scendere nei dettagli che invece possiamo trovare nelle comunicazioni delle entità e riportate nel libro curato di Simone, no? Questo anche se nel loro insegnamento i riferimenti al Cristo sono frequenti, direi anzi costanti. Però è stato scelto di non raccogliere in un volume questi aspetti. Il perché non lo so, ma posso però intuirlo. Probabilmente è stato valutato che alcune affermazioni avrebbero potuto toccare, come si può dire, la sensibilità di persone che, pur apprezzando questi nuovi insegnamenti, erano, stiamo parlando di 60-70 anni fa, e quindi immergiamoci in quei tempi, queste persone erano immerse nel cattolicesimo, quindi potevano, diciamo, in un certo senso Essere essere turbati. turbati. Sì, ma sì. Ma lo sai che padre Castiglio insegnava, un padre spagnolo, siamo sempre nell'ambito dei gesuiti o dei serviti come padre Maggi, e lui ha scritto Vittime del peccato e quindi ha parlato dell'umanizzazione di Dio, ha proprio scritto un libro su questo, anzi. Vi Non invito lo a so, cercare su internet, c'è anche la sua conferenza che ha tenuto qui da noi quando è venuto a Montefano. È stato tolto
Papa Benedetto è stato tolto dall'insegnamento ecclesiale. Quindi hai capito? Anche Padre Maggi era definito eretico ad un tempo. Adesso la Chiesa con Papa Francesco ha un sacco di battaglie che ha quel povero uomo, si sta allargando, ma ce ne hanno voluto propinare, non per niente. Guarda, qui c'è una signora che dice: meno male che c'è qualcuno che parla di una famiglia, di genitori e fratelli. Naturalmente tutto occultato volutamente nelle scritture. Non è vero, nelle scritture c'è tutto. Il discorso è di quello che viene dato dalla religione, che lo stesso termine lo dice, è qualcosa che lega per dovere tenere gli adepti. Ma si può essere credenti senza essere seguaci di questa sequela anche di cose che non sono vere. Sì. Comunque, posso, tornando al discorso, è stata fatta questa scelta e va benissimo così, insomma. Abbiamo però quello che ci dice di Piancastelli, in realtà. Comunque, ecco, per quello che riguarda il cerchio Firenze 77, di cui questa sera ho fatto un primo accenno che faccio è questo, no? Posso dirvi che le guide spirituali del cerchio non solo hanno confermato l'autenticità della sindone, e questo, il fatto che l'abbiano confermato loro non ci impegna a crederci, ognuno ci creda o meno, è un problema suo, ma hanno anche spiegato come si è formata quell'immagine che ora viene venerata. Venerata. Qual è il maestro che ne parla? Ne parlano in varie riprese, che l'ha spiegato, mi sembra sia stato Dali che l'ha spiegato. Dali, figurati. Sì. Chi ha letto il mio libro, cioè Il Settimo Sogno di Giovanni, che ricordo è un romanzo, non un saggio, ecco, trova attraverso le vicende dei personaggi che lo popolano la descrizione di quello che potrebbe essere accaduto, no? Però ripeto, è un romanzo. Ecco, però qualche cosa ce l'hanno spiegata e quindi qualche cosa di più la possiamo magari anche prendere in considerazione. Ecco. Questo discorso vale ovviamente solo per coloro che o sono convinti dell'attendibilità dei messaggi, delle guide, oppure sono disponibili a prenderle in considerazione, a confrontarle e a valutarle. Nessun problema, ovviamente, nei confronti. Un'apertura mentale. Però se uno è dubbioso o comunque preferisce tenersi le sue opinioni, va benissimo, insomma, ecco. Le opinioni ce le facciamo in base a quello, ai testi letti, no? Quando parliamo... Possiamo anche ritenerli non attendibili e quindi, insomma, ecco, sì. Perché proprio in modo particolare su queste cose, su questi aspetti, è decisamente giusto che ciascuno si tenga alle sue convinzioni una volta che lui ritiene che siano quelle in cui si trova meglio. Ecco. Torniamo al discorso di questa sera. La resurrezione è innegabilmente uno dei pilastri su cui si fondano il cristianesimo prima e il cattolicesimo poi. Si potrebbe ipotizzare, ipotesi, che ci sia un fraintendimento sul tipo di resurrezione, ma non so se sbaglio, credo proprio che il cattolicesimo abbia invece una interpretazione che non lasci spazio, che non lascia spazio a nessuna discussione. Per il cristianesimo, per il cattolicesimo soprattutto, è il corpo dell'uomo Gesù che è risorto 3 giorni dopo la sepoltura ed è asceso al cielo, e non solo in spirito, o come potremmo anche chiamarlo, la parte più sottile, vale a dire il corpo astrale, insomma. Ecco, non solo secondo il cattolicesimo è salito l'anima, lo spirito, non so come volete chiamarlo, ma anche il corpo fisico. Adesso non so, tu che sei più esperta di me, mi pare che sia questa. Io sono esperta, ma era l'interpretazione, perché adesso... Si dice addirittura, anche il Padre Nostro, non possiamo dire che sei nei cieli, perché Gamberini, che è un gesuita di chiara fama,
dice che siamo tutt'uno, quindi come possiamo pensare che un corpo materiale salga in cielo dove? Però Quale cielo? nell'accezione comune, nella credenza comune, diciamo, del cattolicesimo, uno si ritiene, diciamo, in dovere di pensare che sia salito anche con, oltre che con lo spirito, anche con il corpo. Ecco, insomma, questo è quello che più o meno Che ci hanno insegnato, che ci hanno diciamo insegnato, ecco. così, dai, che ci hanno insegnato. Sì, mettiamolo così. Possiamo anche permetterci di pensare, sempre che questo non turbi le convinzioni religiose, che ci possa essere anche una diversa interpretazione della risurrezione, no? Vale a dire, che senza negare, che l'uomo Gesù sia realmente, morto per la sua parte fisica, si possa pensare che le cose, potrebbero anche essere andate diversamente, molto diversamente, no? Voi sapete, no? Ci sono molte leggende, sono stati scritti anche parecchi libri che sostengono che Gesù non sia realmente morto sulla croce, ma che una volta deposto dalla croce sia stato curato dai medici della sua tribù, dei medici esseni, e che abbia proseguito la sua missione in Oriente, in Tibet, in Quelle, India. anche quelle sono le leggende metropolitane, però. No, ci sono libri su questo, no? Sì, io lo so, Sì. Umberto Ecco. Eco poi ne ha scritto un libro, come no? Scherziamo, certo. No, ma ce ne No. sono vari che hanno scritto, c'è tutta una letteratura su questo. No, ma io penso che il maggiore interesse sia piuttosto, al di là dei fratelli, delle sorelle, di quello che sia avvenuto carnalmente, vogliamo dire così. Ci posso stare come non ci posso stare, cioè ognuno può credere quello che E ognuno vuole. può credere quello che vuole, sì, questo. Però il fatto che il Cristo sia stato crocifisso e che sia morto sulla croce, poi prendila come vuoi la risurrezione, che continui curato, prendila come ti pare, quello c'è. E che la sindone sia autentica o anche no, non mi interessa. Però coloro che venivano crocifissi in quell'epoca venivano crocifissi con quella modalità. Certo, Quindi la certo. sindone è lo specchio di uno che a quell'epoca, che fosse Gesù o che non lo fosse, ma in quell'epoca era così la crocifissione, con tutto quel dolore, quello strazio di un corpo che si vede che è stato martoriato dalle Sì. frustate, dal colpo sotto al costato, dai buchi nelle mani, nei Beh, piedi. Fanti l'ha spiegato in modo perfetto Nel nella sua. senso. Sì, in modo precisissimo. Insomma. Comunque, ecco, questi sono ovviamente, io rispetto anche queste fantasie, io li prendo come romanzi, sono anche piacevoli da leggere, ecco, ne ho letti parecchi e sono Perché anche, e sono piacevoli, però io li considero fantasy, romanzi, tanto al pari del mio. Ecco, le guide spirituali cosa dicono? Visto che stiamo parlando, ci stiamo riferendo a delle comunicazioni, confermano, le guide spirituali confermano invece la morte in croce e non offrono credito alle leggende, io le chiamo leggende, spero che qualcuno non si offenda, che vorrebbero il Gesù riprendere, sopravvivere e riprendere la sua missione. Personalmente, anche io ho la mia opinione, considero una più attendibile le voci, le comunicazioni di queste guide spirituali. Piuttosto che quello che leggo, quelle che leggo sui libri, insomma, su certi libri, io leggo, dicevo, anche con interesse, sono anche piacevoli, però li considero alla stregua proprio di un romanzo di fantasy, insomma, ecco. Sperando che qualcuno non si offenda, perché poi sai, tutto è possibile. Ecco, però io ho diritto ad avere la mia opinione. Ecco, probabilmente, ecco, nel corso dei secoli c'è stato un sovrapporsi di racconti tramandati, una volta le cose venivano tramandate in modo orale, no? E questi racconti tramandati probabilmente hanno portato a confondere il suo passaggio in quei luoghi, vale a dire la zona dell'India e degli stati tibetani, avvenuta a scopo formativo da giovane, da ragazzo, e che era stata finalizzata all'acquisizione di determinate capacità, con la possibile presenza
successiva ovviamente al suo trapasso, di alcuni suoi discepoli che si sono spinti da quelle parti, cioè non sono venuti solo ad Occidente apostoli e discepoli, sono andati anche ad Oriente. Allora, prima c'era stato lui, ritornano questi nel corso dei secoli e probabilmente è possibile che sia stata fatta una certa confusione, no? Ecco, perché forse, ma è anche plausibile che con il passare del tempo e il tramandarsi di racconti, maestro e discepoli siano stati confusi. Le guide spirituali, dicevo, qualche accenno lo hanno fatto e qualche informazione ce l'hanno data. Come sempre sono informazioni preziose che, per chi ci crede, ovviamente fanno chiarezza. La tradizione vede nella testimonianza delle, tu ne sei più esperta di me di questo, nelle cosiddette pie donne che trovano il sepolcro vuoto, la conferma della resurrezione. Conferma, rafforzata poi dagli apostoli che raccontano di aver incontrato Gesù dopo la cosiddetta resurrezione, e questo ce lo riportano i Vangeli, insomma. Quando è venuto Alberto Maggi, l'ha detto chiaramente, il Cristo, per primo sono le donne che trovano il sepolcro vuoto, però Esatto. vedono anche l'angelo che dice loro. D'andare dagli apostoli a dirlo che erano riuniti nel cenacolo, no? E infatti, quando va, trova tutti fuorché Simone, che poi è quello che dirà: se io non lo vedo, non metto la Sì, mano nel esatto. Sì. E suo costato, no? E lo poi anche vede. la Maddalena, cioè Alberto Maggi, di cui adesso qui sta parlando ripetutamente il nostro caro amico. Il nostro caro amico Fabrizio, che dice: leggete Un eretico in corsia, hanno fatto anche il film, eccetera, no? Che era il libro che ha fatto Chi non muore si rivede, Alberto. E è stato infatti il primo con il quale lui l'ha tradotto il Vangelo proprio dall'aramaico. E quello che ci ha detto, sai, è stato molto bello, perché ha detto: pensa che le donne che erano praticamente a basso livello rispetto alla società dell'epoca, no? Eppure lui, Gesù, compare per primo alle donne, cioè, la verità viene data per prima alle donne. Le donne sono sotto la croce, e anche qui c'è la metafora della sofferenza della donna femminile, no? E c'è La anche la donna. brutta figura che fanno i maschi che se la sono date a gambe. Scappano tutti e dicono che non lo conoscevano. Esatto, Pietro l'ha rinnegato tre volte l'ha rinnegato. E questa non si può dire che non sia vero, perché, ripeto, Alberto Maggi, quando ha avuto questa vocazione, questo richiamo a diventare quello che è diventato, il grande teologo biblista, lui è andato a Gerusalemme, ha imparato l'aramaico e ha tradotto i Vangeli dall'aramaico. Per cui ecco che tante volte quando lui predica dice: guardate che voi credete questo, ma non è così. Ecco perché veniva ritenuto un eretico Ecco, all'inizio. vedi, vedi, ecco sì. Le pie donne, no? Sono loro che trovano il sepolcro vuoto, come si diceva, e poi anche gli apostoli però confermano di aver rivisto, Tommaso in particolare, insomma, di aver incontrato Gesù dopo la cosiddetta resurrezione, no? Noi E dobbiamo rifarci. la Maddalena? Sì, ma difatti noi dobbiamo rifarci al Vangelo secondo Luca, che racconta come le tre donne che erano Maria di Magdala, Maddalena, Giovanna e Maria di Giacomo, le due Marie, ecco, e più Giovanna, all'alba della domenica si recano al sepolcro, trovano il masso spostato, poi compaiono. Chi dice un angelo, un evangelista, un altro evangelista, Marco dice due uomini che annunciano la resurrezione di Gesù, citandone le parole riguardo alla crocifissione e resurrezione. Le due donne vanno a riferire, come dicevi tu, l'episodio agli apostoli che non credono. Solo Pietro,
aveva qualche dubbio, va a controllare la tomba e torna indietro. Questo è quello che ci racconta Luca, l'Evangelista Luca. Solo Pietro va a controllare la tomba e poi dice, quando torna indietro, di aver trovato solo le bende, cioè la singola. Piegate. Sì, piegate. La versione di Giovanni, se poi andate a controllare, questo sono i Vangeli, è diversa. Dicevo, contraddizioni, dicevo all'inizio, ce ne sono anche tra gli evangelisti, no? È diversa, e a scoprire la tomba vuota non sarebbero state le due Marie e Giovanna, ma la sola Maria Maddalena, cioè la Maria di Magdala. E poi vi risparmio le contraddizioni, anche perché qua ormai il tempo vola tra un Vangelo e l'altro, sulle varie modalità in cui questa scoperta è avvenuta. Se volete andate a leggere i Vangeli su questa parte, sulla presenza o meno di angeli, insomma, ci sono. D'altra parte, sono passati tanti anni da quando era morto, era trapassato Gesù, e quando sono stati scritti i Vangeli, quindi i ricordi magari non erano proprio, pensiamo a noi, che fatica che facciamo a ricordarci le cose anche recenti, ecco, figuratevi loro. Altre contraddizioni se si riscontrano, sempre che uno vuole andare a cercare, sulle successive modalità in cui Gesù, dopo la resurrezione, incontra gli apostoli, e anche su quello che ha detto e anche fatto prima della cosiddetta ascensione al cielo, no? Ecco, penso che vado un po' veloce, perché sennò diciamo che avrete un po' intuito che anche alla luce di quello che noi conosciamo, quello che accade dopo il trapasso dell'uomo Gesù è avvenuto normalmente, cioè nel senso che fantasie quelle che non è morto, il trapasso è avvenuto normalmente, nel senso che la modalità è stata la stessa con la quale tutti noi lasceremo e altri hanno già lasciato questa terra, no? Però diverse, e qua torniamo un po' al tema di questa sera, sono state alcune fasi immediatamente successive al trapasso e relative alle sorti del corpo fisico. Diverse rispetto alla quasi, attenzione al quasi, perché poi quasi totalità degli altri esseri, ma analoghe a quelle verificatosi in occasione del trapasso di altri illuminati, di altri grandi maestri. E sarà proprio questa diversità di trapasso, questa particolare diversità di trapasso dell'uomo Gesù, che sta alla base della formazione della sindone. Ecco, tornando alla resurrezione, alla luce di quello che noi conosciamo, possiamo ipotizzare che sì, effettivamente gli apostoli e le pie donne, come le chiamiamo adesso, abbiano incontrato Gesù dopo il trapasso, ma che di lui abbiano incontrato il corpo astrale. Noi abbiamo parlato tantissimo del corpo astrale. Ecco, altrimenti l'avrebbero riconosciuto subito. Sì. Ne può essere testimonianza un fatto che anche i Vangeli raccontano, cioè di come Gesù trapassasse senza difficoltà porte e mura. È scritto nei Vangeli questo, che è entrato senza aprire la porta. Andate a leggerlo. A porte chiuse, dice che entrò nel scenario. Appunto, no. Ecco. Ed è tipico dei corpi astrali. I corpi astrali non sono bloccati assolutamente, no? E l'ascensione, siamo sempre di ipotesi, l'ascensione al cielo può essere ipotizzata come il momento in cui Gesù ha smesso di farsi vedere agli apostoli, o perlomeno da alcuni degli apostoli, perché nulla esclude infatti che magari altri abbiano mantenuto un contatto con lui, magari semplicemente non l'hanno raccontato. E se lo hanno fatto, magari non è stato tramandato. Ecco, nella vicenda fisica, e qua lo dicono le guide spirituali di Gesù, tutto è avvenuto in modo naturale, dal suo concepimento, dell'uomo Gesù parlo, dal suo concepimento, lo stesso dicasi per la nascita e per il suo trapasso.
anche perché se ci ragioniamo, perché lui doveva essere privilegiato da questo punto di vista? Se ha scelto di essere, di farsi umano, di essere un essere umano, è nato con le doglie del parto, è nato incarnato. Tutti noi facciamo, ecco. Tutto è avvenuto in modo naturale, dicono le guide fisiche. E anche la sua successiva presenza è avvenuta quindi, in questa logica, in modo simile a quella che avviene quando qualche trapassato si palesa, si mostra. Ne vediamo il corpo astrale. Sempre il corpo astrale. Diverso, invece, rispetto alla quasi totalità, come dicevamo prima, degli esseri viventi, è stato il dissolvimento del suo corpo fisico. E ovviamente diversissima è stata la modalità relativa alla dualità Gesù uomo e Cristo entità di grandissima evoluzione. Diciamo, concludiamo questa conversazione con il favoleggiato ritorno, anche qua favolette, del Cristo che è atteso ormai da 2000 anni, no? Perché già dopo il suo trapasso sono iniziate le attese per questo ritorno, un ritorno che è stato erroneamente interpretato come una ricomparsa fisica. Male interpretato, tanto è vero che tu pensa che il primo credo, simbolo apostolico, si parla di credo nella resurrezione della carne, si diceva. Sì. Quindi tu pensa, e ste povere mamme all'inizio, io mi ricordo, quando parlavano della vecchia catechesi imparata dal parroco di campagna, dicevano, io per vedere mio figlio devo aspettare la resurrezione, certo, della carne. Certo, certo. Ma tu pensati che questa convinzione è anche la base del fatto che pensati quante resistenze ci sono state per arrivare finalmente alla cremazione, no? Cioè, se devo risuscitare con il mio corpo fisico, se vengo cremato, com'è che faccio a tornare? Adesso, ovviamente, per fortuna le cose sono cambiate. Dai. Ecco, qui c'è una signora che fa una domanda che richiederebbe una lunga esposizione, ma non è stato detto questo. No, non è che no, Gesù assolutamente sia il primo medio. No. Noi sempre parliamo in termini corretti, che tranquillamente le persone che sono presenti lo sanno, che la moderna teologia parla chiaramente della dualità, quindi come noi diciamo corpo. Io ho imparato tanto studiando anche l'arte medianica, la scienza medianica, queste cose qui, proprio perché la Chiesa non era aperta, ma fondamentalmente adesso si dice la stessa cosa, cioè il Dio che si è incarnato è diventato un uomo, l'uomo Gesù è un'incarnazione, non è un medium, ma è un Dio che ha voluto essere un uomo come gli altri, per lasciarci un cammino, una testimonianza. Le parabole che sembrano favolette, che abbiamo sempre imparate come favolette, in verità sono insegnamenti teologici di comportamento, di più delle tavole di pietra incise per volere divino per Mosè. Non è così. Però bisogna studiarle queste cose. Allora, sintetizzo proprio veramente, adesso sorvolo su tutto il resto, però vi faccio ascoltare poi, riguardo al ritorno del Cristo, vi faccio ascoltare 3-4 minuti di quello che ci dice Dali. E qua, questa volta, sul finale aggiungo qualche cosa relativa al cerchio Firenze. Tutto il resto abbiamo lasciato spazio all'entità. No, volevo dire, avevo detto della sindone. È stata confermata da queste guide, perché ci vuole credere, l'autenticità. È stato anche spiegato come si è formata. Allora, come si è formata? Sostanzialmente, per gli esseri estremamente evoluti, come poteva essere l'uomo Gesù, di una grandissima evoluzione anche come uomo, tant'è che aveva fatto tutto questo percorso formativo, eccetera, eccetera, quando un uomo così importante, diciamo, dal punto di vista evolutivo, conclude la sua vita terrena, cosa capita?
capita che si sprigionano dai suoi, in Oriente li chiamano chakra, delle energie potentissime, grandissime, che iniziano a far sì che il suo corpo si dissolva. Questo esplodere di energia, tant'è che Fanti parlava di un'esplosione di energia che ha lasciato sulla sindone l'impronta, ha appunto causato, confermando anche quello che diceva Fanti, sostanzialmente, cioè questa esplosione di energia che le guide spiegano come, diciamo, energie che fuoriescono dai chakra, e hanno lasciato, combinandosi con una sostanza in cui era stato, diciamo, trattato il corpo di Gesù, tra cui il talco, lasciano questa impronta, un'energia che dura poco, potentissima, e ha lasciato questa impronta. Poi cosa è capitato? Dicono sempre qua, prendetela come fantasia o come quello che volete, gli Esseni sono andati ovviamente a prelevare questo corpo per far sì che le scritture si confermasse quello che dicevano le scritture, che il terzo giorno insomma, sarebbe risorto, eccetera, e l'hanno portato dove dovevano portarlo, dove erano sede il portale, in modo che completasse questa sua dissoluzione. È rimasta questa impronta sulla sindone, dovuta appunto alla combinazione di queste energie fuoriuscite dai chakra e la combinazione con alcuni elementi con cui era stato trattato il corpo di Gesù. Questo è proprio in estrema sintesi. Invece, ritornando al discorso che facevamo del ritorno del Cristo, che dicevo è stato frainteso, questo non lo dico io, ve lo faccio però ascoltare dalle parole di una guida spirituale del cerchio, se permettete, dura 4-5 minuti, poi ci salutiamo. Spero di non aver sforato troppo. No, ma quando ci sei tu, sforiamo per forza. Sì. Allora, ma non eccolo. Per forza, per amore, dai. Siamo prossimi ad una nuova incarnazione. Alza un po'. Da ogni parte. Le faccio ripartire. È stato annunciato. Faccio ripartire. Ecco. Un po' più alto. Siamo prossimi ad una nuova incarnazione dell'essere. Da ogni parte questo è stato annunciato ed è sentito, direi. Ma questa volta il ritorno del Maestro avrà una risonanza diversa, perché corrisponderà ad un ritorno dall'intimo di ognuno. Vedete, si parla di fine del mondo, i profeti di sventura sono moltissimi. Il mondo dovrebbe finire, 1000 e non più 1000. Ma più che di fine del mondo, si tratterà di fine di un mondo. Perché veramente sarà una trasformazione indescrivibile. E il ritorno del Cristo dall'intimo di ognuno farà parte di questo capovolgimento, di questa meravigliosa distruzione del mondo dell'egoismo, della incomprensione, della ingiustizia. Forse a voi che in questo momento vivete fra tante belle comodità che vi ha dato il progresso ed agi, anche delle impressioni di disordine e via dicendo, di crudeltà, di disinteresse, di egoismo, farà piacere sapere che queste situazioni sono situazioni estremamente transitorie, che ciò che rende l'uomo diverso
in un certo senso, da altre forme di vita, o se vogliamo dirlo più chiaramente, più evoluto di altre forme di vita, si farà strada nell'uomo. E sarà questo che salverà il mondo veramente dalla fine, nel senso catastrofico che i profeti di scrittura danno. Che bello. Il mondo non finirà in quel senso lì, ma più che in quel senso finirà perché si trasformerà, perché corrisponderà ad un modo di vivere più immediato, più semplice, senza ipocrisie, più pieno di comprensione reciproca. Ed io vi auguro, voi che certe volte siete come confusi e smarriti, di poterlo vedere presto, di poter vedere presto i segni di questa trasformazione. Ma a questo punto ciascuno di voi deve farsi una domanda e dire, che cosa faccio per preparare lo ritorno del Cristo? Voi siete testimoni di questi colloqui. Voi vedete e udite cose che altre creature per tutta un'esistenza hanno cercato senza raggiungere. E con questo possiamo anche congedarci. Volevo dire, scorrevo un attimo i commenti, ho visto una persona, non appare il nome perché non è registrata, che recita il Padre Nostro in aramaico e È sente che una... sempre quella, è sempre la Linda, Sì, quella vecchia. che ha una potenza maggiore e diversa. Sì, il Padre Nostro ovviamente è stato proposto, non è esattamente quello che noi diciamo, l'ultima parte è diversa, quella originale che è stata pronunciata dal Cristo, così dicono le guide. Al Padre Nostro è legata una potentissima forma pensiero, una forma pensiero che esercita la sua potenza, diciamo, in modo più significativo, in modo maggiore. Se viene diciamo, letto, se viene pensato, recitato nella lingua originale, cioè nell'aramaico. Quindi effettivamente confermo che quello che dice è coerente con quello che hanno detto le guide spirituali. Ecco. Bella anche questa spiegazione, molto chiara, che butta per aria tutto quello che nell'Apocalisse è stato preso come fine del mondo, fine del mondo, lui dice dei mondi, cioè non solamente di questo, di tutto quello che può essere una trasformazione, non che si debba saltare tutti per aria, come diceva lui, mille non più mille, vero? L'aveva detto perché la comunicazione, mille non più mille, perché la comunicazione era antecedente alla fine eravamo nel 1983, 84, 83, e quindi insomma dovevamo ancora arrivare al secondo millennio, c'era diciamo, quel timore, mille non più mille, ma era lo stesso timore si era verificato. Quando hanno scavalcato l'anno 1000 sostanzialmente. Sì, confermo che era da lì, certo Firenze, c'è la domanda lì. Ecco, è stato un Allora, piacere ascoltarvi, spero di non avervi turbato, dovevo dirvi moltissime altre cose, dovevo dirvi, spiegarvi anche degli apostoli, dell'insegnamento, perché c'era un insegnamento che era per le folle, siamo presenti le folle del tempo, cioè
folla poteva essere già 50 persone, era una folla per il tempo. C'era un insegnamento, diciamo, per tutti, esoterico con la doppia X, e poi c'era un insegnamento esoterico invece riservato agli apostoli e ai discepoli, cioè l'insegnamento era diverso. Quindi uno per le folle, tra virgolette, folle, intendiamoci, e uno per, diciamo, quelli che poi avrebbero raccolto il testimone. Quindi c'erano due tipi di insegnamento che era riservato a due target, che abbiamo in modo moderno diversi. Questo era... Guarda, Nico, ti faccio vedere questo, guarda, che l'ho portato a parte. Di Mancuso, sì. Io e il suo destino, ma non sono cose da poco, perché sono libri, sono tomi che vanno studiati. Cioè, sì, se uno vuol fare ricerca, se lo va a studiare, perché a me la favoletta non basta più, ma bisogna fare dei corsi. Sì. Però purtroppo sono pochi quelli che hanno la pazienza, il tempo e la voglia di approfondire. Sono libri bellissimi, è il motivo per cui io sto facendo da un po' di anni questi specie di bignami sull'insegnamento, libretti da 70, 80, 100 pagine, che un'ora, un'ora e mezza, due ore al massimo si leggono. In modo che uno ha, perché su quei tomi lì, come li hai ben definiti tu, sono diciamo riservati a un pubblico, che a persone che desiderano veramente approfondire. Ma però e quando tu leggi, anche quando leggi Gamberini, che è l'ultimo, quello dell'Università di New York, sì, ma ti assicuro che scrive le cose, grandissimi, grandissimi misteri, perché li dobbiamo chiamare misteri, ma li scrive con una semplicità che proprio viene da dire: fino adesso io che mi sono messa in testa che questo non andasse, che quella, i sensi di colpa, la filosofia del peccato, il fatto che la morte è il pagare le colpe degli altri, insomma, ci sono un sacco di storture. Nico, grazie per questa speranza che non mi aspettavo. No, non ti aspettavo. No, solo che dico la verità, ho detto metà di quello che avrei voluto dire, ma siamo alle 10:30 passate, quindi Nico, libri e libri troviamo su questo argomento comunque. Sì, guarda Nico, se vuoi, ripeto, tu lo sai, io faccio sempre un po' di giro con tutte le persone, perché ne faccio due alla settimana, anche perché ci sono tanti gruppi. Però ritengo che il nostro sia un gruppo particolare, proprio il farsi parola, non è il gruppo che dà messaggi, non è il gruppo che dà per scontato tutto, si entra sotto il pensiero di tutto, anche delle cose leggere, perché ci devono essere anche quelle, altrimenti la vita diventa una mattonata incredibile. Sì. Stasera allora, abbiamo proposto un argomento impegnativo, ma in modo leggero, dai, almeno spero, insomma. Sì, no, ma mi fa molto piacere, Nico, che tu abbia parlato della dualità del Gesù Cristo, che sono in antitesi, che però rispecchiano tanto anche del corpo eterico, quando ne hai parlato appunto dell'ascensione. Io ero perfettamente in linea con te, pur non avendolo letto dai maestri. E questa allora diventa un'ulteriore conferma che proprio più che approfondisce, più che la fede si ingigantisce, perché diventa comprovata anche dalla scienza. E questo è molto bello, insomma. Ma difatti secondo me è importante anche il lavoro che sta facendo Fanti, perché secondo me supporta un po', attraverso la scienza, supporta un po' queste nostre idee sostanzialmente. Ma certo, ma certo, ma poi ripeto, ogni parte del Vangelo, cioè l'abbiamo avuto in mano come fosse una favoletta, invece non era così, era proprio l'incarnazione, il Dio che si... Bisogna cogliere la sostanza nei Vangeli, non la forma. La forma può essere quella che è, insomma, con tutti gli errori che ci possono essere stati nelle traduzioni, nelle scelte, eccetera. Però basterebbe il discorso della montagna, ecco, per dare validità, sarebbe più che sufficiente. Mamma mia, sarebbe proprio, è quello che è il capolavoro di Alberto Marzi. Io mi permetto di scrivere fra i commenti, così la vedete tutti.
e la potete controllare, l'umanizzazione di Dio, di padre José Castillo. Che ecco, è così, molto... rimane, così rimane, esatto, sì. Sì, perché così, se andate a vedere, questo è un gesuita e voi lo trovate, Castillo, l'ho scritto bene, Castillo, ecco, e voi così lo trovate bene, Castillo, benissimo. E adesso ve lo mando sulla pagina, eccola qua, l'umanizzazione di Dio di Padre Castillo. Voi andate in internet, non occorre che compriate il libro, trovate la conferenza, l'umanizzazione di Dio di Padre Castillo, l'ha tenuta a Montefano. E qui spiega chiaramente della dualità, della incarnazione. Quindi proprio siamo su due realtà che sono poi un tutt'uno. E crediamo meglio se guardiamo le cose anche con una spiritualità nuova. Va bene? Riesci a passare questo mio ringraziamento che io ho messo sulla chat privata su quella pubblica? Fai un Vediamo. Po' più. Aspetta un attimo, commenti. L'hai messo fra i commenti? No, non posso io mettere sui commenti. Dovrei andare l'hai messo? No, sulla chat privata. Sulla chat privata. Stando i commenti c'è chat privata. Lo puoi vedere solo tu. Dunque, fra i commenti... No, di fianco ai commenti c'è un'altra... Under brand chat privata. Eccola qua, sì. Sì. Fai un copia e incolla e la passi sui commenti. Sì, aspetta, basta che mi si apra, non mi si apre. L'ho aperta io, chat privata. L'hai inviata? No, aspetta un attimo, forse ho fatto un errore. Ah, ecco, no, l'hai inviata, aspetta. Adesso la faccio un copia. E lo passi di là così hanno i riferimenti. E poi guardiamo qua, se mi riesce di metterla nei commenti. No, forse bisogna metterla dalla pagina di Facebook, ora la metto io dalla pagina di Facebook. Impossibile pubblicare commenti sui gruppi Facebook, come impossibile? No, aspetta. La metto io, dai. No, ma aspetta un attimo, perché io qui posso scrivere, perché non posso scrivere? Scopri di più, va bene. Ma anch'io non posso mica scrivere nei commenti, devo entrare nella pagina. Ma io sono... Ah, aspetta, entro di qua, un attimo, Ctrl V, eccolo qua. E questo, adesso, ve lo metto sopra. Ecco. Aspetta. Questo, mostra... Eccolo, è qua. È stato un piacere incontrarvi nuovamente. Spero che l'argomento sia stato di vostro interesse. Aspetta che cerco questo qua, cancello, approfondirlo. Vi suggerisco il libro Il Cristo Vero. A cura... Ho messo i riferimenti. Ecco. Giorgio Di Simone, edizioni mediterranee, si trova in tutte le librerie, oppure lo potete ordinare su internet. Però nella mia locandina io l'ho messo. E c'è la fotografia e c'è anche il libro. Se vi farà piacere approfondire, vi suggerisco Il Cristo Vero a cura di Giorgio De Simone, appunto edizione mediterranea. Va bene, grazie a tutti. Grazie. E buonanotte. Grazie Nico, buonanotte e ringraziamo anche quel signore che ha fatto tanta fatica a collegarsi, ma che ha detto, eccolo qua, guarda che roba, due capolavori culturali. No, lui troppo è buono. Troppo buono. Appunto, veramente. Allora noi, se volete venire, sabato prossimo a Padova l'avremo ospite in presenza, fate come credete, in ogni caso vi saprò dire, vi saprò fare una recensione. Questa diretta qui, voi la trovate anche fra 10 minuti in YouTube, registrata senza i commenti, naturalmente.
Buonanotte a tutti. Grazie Nico. Grazie, Grazie. buonanotte, buonanotte, grazie, alla prossima. Buonanotte.